centro, al Circo Massimo. Sono le 14.36, dovevano aprire tipo alle 4 i cancelli, ma c'era veramente troppa gente. Noi siamo imbucati abbastanza presto per prendere un posto abbastanza decente per fare un bel contenuto e godermi un bel concerto. Detto questo, lui suonerà alle 9, quindi abbiamo ancora 5-6 ore da aspettare. Però si fa questo ed altro per Travis. Spider-Man! Spider-Man! I'm Shaq West, official DJ. Poi ti trovo là per terra, sotto là. Siamo riusciti a spoilerare la tracklist. Hello and welcome to Utopia. Tonight is going to be live stream, but you guys right here the first to experience Utopia in real life. So. Set tone and show the rest of the world how to really raise to Utopia. Can we do that tonight? Greetings from Utopia. Before the show starts, open that show. Thank you.
motherfucking planet that has ever walked side by side with me through anything and every motherfucking thing. So the only thing I can ever do, Chase B. What's up, man? Chase B. How you doing? That she wrote speech to the promised world. Say to them, say to the dawn keepers, the sun sets, the self soilers, the harmony worship. Say it. Even if you are not ready, come on. Go! Yeah, yeah, sir. Yes, I'll be right. Yes, I'll fix up my mind. Know this shit. I want y'all to sing this motherfucker as loud as possible. Chase B.
positive, yo, man. Put the city on set. Just when you're left, we shit, they don't care. We're not free, I'm dead. Be my rule. We're not being just true. No, that bitch is stupid. Tell me it's true. Tell me it's been my beat. Tell me it's my own rules. Be my God. Yeah. Fuck the club up. 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 Thank y'all for being an amazing city. Nobody thought that we could put 60,000 people in it.
Circus Maximus in 2 days. And Rome made that shit happen for Trav, made that for the whole Cassie Jack family. I want to thank y'all so motherfucking much. I want to thank my big motherfucking brother, my mentor, the person I wouldn't be here if it wasn't for him, Kanye motherfucking West. The end is about motherfucking time. Kanye West, the end is about motherfucking time. Hopefully one day we can do that goddamn tour one day, man. I hope we can do that. But before I get off this motherfucking stage, I just want to leave y'all with a message that my big brother left me with me. So Chase B. Everybody, cell phone flashlights in the air right now. Roll cell phone flashlights in the air for such a beautiful night, man. Walking around cheap, take y'all in my hand. Just another broke home, just reach for these bands. And I know I'm due for a $1 billion advance. I can see the future, I can see the future. Everybody sing it with me. Allora, un attimo a mente fredda, la seconda volta che lo vedo in 3 settimane. La prima volta l'ho detto, non mi ha cacciato veramente poco, ero stradistante. E oggi ho avuto la prova che effettivamente stando sotto Travis sei uno dei migliori, live se non il migliore. Cosa ne pensi di questo concerto? Penso di averglielo urlato, cioè è stato proprio bellissimo, fantastico. Parole veramente originali. Ha preso paura per le cose che hai detto. C'è da dire che è un concerto folle. Cioè ti diverti dall'inizio alla fine. Però devi stare molto attento. Sì, attento. Cioè secondo me è una cosa per tutti. Cioè sotto. Allora stare. Perché noi stavamo proprio sotto al palco. Siamo arrivati tipo 8 ore prima. Siamo arrivati da all'1. Alle 2:15 eravamo dentro. E avevamo tipo le prime 4 file. Come avete visto dal video nella passerella. Però è un sacrificio enorme. Perché quando sei lì è difficile bere. Perché non puoi uscire a andare a prendere da bere. Altrimenti ti prendono il posto. Non puoi pisciare. Non puoi mangiare. No, però devo dire che è stato bello proprio stare in mezzo alla gente. Anche se comunque era un po' pericoloso. È adrenalina. Cioè adrenalina da grinta. Che non mi ha dato però a stare un po' più dietro. Perché da un po' ci siamo spostati un po' più dietro. Sì, perché la prima mezz'ora l'abbiamo fatta lì sotto. Cioè la prima mezz'ora era... Però ragazzi, eravamo in acqua tutti e due, cioè completamente sudati. Io avevo lei davanti perché non dovevo perderla e cioè avevo praticamente la mia faccia sulla sua testa così, mentre riprendevo fare il video così. Poi tiravano gomitate, pestate sui piedi, in testa, che io non sono altissimo, neanche lei. Chi magari è alto, piazzato, sta bene magari là in mezzo, riesce a cavarsela, ma in una distanza piccola è veramente impossibile e ho resistito fino alle prime, la prima mezz'ora, poi siamo spostati un po' indietro. Poi sì, ragazzi, Kanye West... Mio padre è proprio da vicinissimo. Era una cosa che era stata leakata, però non era sicura, magari forse dicevano c'era Drake, forse c'era The Weeknd. Lui non ci credeva. Però Kanye West, vedermelo lì dal vivo, poi veramente ce l'avevo a 5 metri. Comunque siamo stati all'apertura del nuovo album, Utopia. In tutto il mondo. Esatto, tutto il mondo, era in live streaming anche in tutto il mondo, ed è un evento che passa nella storia, e quindi possiamo dire di esserci stati. Quindi se iscrivetevi e ci vediamo nel prossimo video. Deve essere troppo bello. Ciao!